Ci siamo, siamo alla resa dei conti. Dopo tanti mesi di scrittura, brick su brick, storia dopo storia, siamo arrivati alla finale. Vi abbiamo visto scrivere, vi abbiamo visto giocare, vi abbiamo visto divertirvi, vi abbiamo visto promuovere le vostre storie, a volte con modalità davvero molto molto divertenti. E vi abbiamo visto fare i turni, squadre che si dividevano i compiti, chi scriveva di giorno, chi scriveva di notte, e abbiamo visto nascere delle amicizie. Magari è nato anche qualche amore, non so, questo dovete dircelo voi. Adesso cosa succede? Adesso abbiamo 10 storie, 30 finalisti determinati e tantissima creatività pronta ad esplodere. Cosa ci aspetta adesso? Ci aspetta un percorso di guerra, un percorso di guerra che ci farà capire però quale squadra e quale storia sono le migliori. Funziona così, ci sono 3 fasi, ogni fase comprende più prove, 2 prove per la prima, 3 prove per la seconda e 3 prove per la terza fase. In ogni prova, ogni squadra ovviamente difende la sua storia. Che prove sono? Non si sa, per ora è un segreto. Dall'inizio delle danze, ogni settimana verrà annunciata una nuova prova e solo allora si saprà in che cosa consiste. Da quel momento attenzione, perché ogni squadra avrà 3 giorni di tempo per condensare la propria creatività, dopodiché sarà la community a votare. E qui arriva il difficile: alla fine della prima fase saranno eliminati 4 team, altri 3 team saranno eliminati alla fine della seconda fase, mentre solo 3 arriveranno al giorno della prova finale. E attenzione, perché come sempre qui a Meltaplot sarà la community a votare e a decretare il vincitore. Attenzione, perché le prime 2 fasi si combatteranno online. La terza e ultima invece si combatterà dal vivo in un'unica intensissima giornata davanti a una giuria composta ovviamente da membri della community. Con Meltaplot abbiamo imparato a lasciarci stupire. Fatelo anche voi, seguite la finale e votate. Meltaplot, adesso il cinema lo fai tu. Finalisti, in bocca al lupo! Thank you.